Gigi D'Alessio non farà il capodanno su Canale 5, cosa andrà in onda?. Capodanno 2018 su Canale 5 senza Gigi D'Alessio, chi lo sostituirà?. Da ormai tre anni a questa parte, il cantautore napoletano Gigi D'Alessio è stato al timone del capodanno di Canale 5, ma quest'anno sarà diverso, e a rivelarlo è il settimanale Chi di Alfonso Signorini nella sua rubrica Chicche di Gossip. Quest'anno un gruppo di Radio Mediaset, la società Mediaset nella quale figurano emittenti come Virgin Radio, Radio Subasio, R101 e Radio 105 Network si occuperà dell'organizzazione dell'evento, togliendo quindi il posto al cantautore. La manifestazione è sempre andata in onda su Canale 5, con un breve collegamento di circa un'ora da parte di Rete 4, mentre quest'anno andrà in onda su tutte e tre le reti Mediaset dalle 23 dell'ultimo dell'anno all'una di notte del 1 gennaio. Sembra che alla rete di Silvio Berlusconi non siano piaciuti i risultati ottenuti da Gigi D'Alessio durante gli ultimi due anni. Era partito con un buon 22,75 di share nel 2015, per poi arrivare quest'anno a uno share del 14,98, passando per il 17,49 del 2016. Gigi D'Alessio non sarà più tra i protagonisti del capodanno di Canale 5. Questo è stato davvero un anno non facile per il cantautore napoletano Gigi D'Alessio, che ora dovrà anche fare a meno dell'organizzazione del capodanno di Canale 5. Ad aprile di quest'anno il cantautore è stato accusato di frode fiscale per una cifra di 1 milione di euro, mentre quest'estate ha annunciato di stare attraversando un periodo di crisi con la sua compagna, la cantante Anna Tatangelo, che non sembra ancora essersi risolto del tutto. Non sono però mancati gli importanti risultati artistici, con la conduzione del programma comico Made in Sud, in compagnia di Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci e in sostituzione dei presentatori Gigi e Rose, la pubblicazione del suo nuovo album 24 febbraio 1967, la sua data di nascita, che contiene al suo interno il brano La prima stella, dedicato alla madre scomparsa prematuramente quando il cantautore aveva 18 anni, e presentato alla 67esima edizione del Festival di Sanremo, che però non era rientrato tra le canzoni finaliste. Chiunque sostituirà Gigi D'Alessio dovrà quindi scontrarsi con l'anno che verrà, il programma di Rai 1 affidato ancora una volta ad Amadeus, in diretta da Maratea, che ha condotto le ultime due edizioni dello show e lo scorso anno ha ottenuto importantissimi risultati in termini di ascolti. La manifestazione è stata infatti trasmessa da Piazza Mario Pagano a Maratea, con la conduzione di Amadeus e Teo Teocoli, raggiungendo circa 5 milioni di telespettatori e uno share del 31,72%.